Il bilancio di sostenibilità di Carlsberg Italia compie 10 anni. La settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2021 sarà dedicata alle comunità circolari. Efficienza energetica, nuove etichette per le lampadine. Con la pubblicazione del report relativo al 2020, il bilancio di sostenibilità di Carlsberg Italia compie 10 anni. Nel 2011, infatti, la filiale italiana del gruppo Carlsberg ha avviato il processo di rendicontazione delle proprie performance ambientali. I risultati ottenuti sono stati presentati nella cornice della birreria milanese Spirit de Milan. Un risultato importante è arrivato dal mercato italiano, che ha lanciato l'innovativo sistema di spillatura Draftmaster. Questo essenzialmente significa che vengono trasportati in giro per il paese molti meno imballaggi, il che comporta una riduzione molto significativa delle emissioni di CO2 ed essenzialmente riduce anche gli sprechi alimentari, perché la qualità della birra è migliore e non rimane birra nei fusti di acciaio. Quindi vediamo che nell'arco di 10 anni abbiamo ridotto l'impatto in termini di CO2 di circa 77.500 tonnellate di CO2, che è una quantità fenomenale. Si tratta di dati che permettono di guardare con fiducia al raggiungimento dei prossimi obiettivi di sostenibilità fissati dall'azienda. Siamo ancora fortemente concentrati a proseguire il percorso nei 4 ambiti del nostro programma Together Towards Zero per raggiungere gli obiettivi estremamente ambiziosi che ci siamo prefissati per il 2030. Quindi riteniamo di essere sulla buona strada e siamo assolutamente convinti che, grazie allo spirito innovativo anche del team italiano che lavora con i nostri clienti, potremo davvero andare avanti con determinazione, portando nuove innovazioni dal gruppo ai mercati e ci auguriamo anche riportando innovazione all'interno del gruppo, perché l'innovazione e la sostenibilità sono parte integrante del DNA del gruppo Carlsberg. Azioni comuni e condivise contro l'eccessiva produzione di rifiuti che minaccia il pianeta. La settimana europea per la riduzione dei rifiuti è dedicata quest'anno alle comunità circolari per valorizzare e promuovere azioni che permettono la creazione e il consolidamento di legami sociali all'interno delle comunità, come ad esempio la creazione di orti urbani per condividere spazi e ridurre sprechi e rifiuti di imballaggio, iniziative per mettere in comune piccoli oggetti ed elettrodomestici o catene virtuose di condivisione di vestiti di seconda mano o di cibo che altrimenti verrebbe sprecato, e ancora piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati. Sarà possibile iscriversi alla SER 2021 fino a mercoledì 27 ottobre, accedendo al sito dedicato e registrando la propria azione. Nel 2020 l'Italia ne ha contate quasi 3.500, diventando così la nazione con più azioni in Europa. La 13ª edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti avrà luogo tra il 20 e il 28 novembre, e anche per il 2021 l'obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categorie e singoli cittadini nel proporre azioni volte a prevenire, ridurre o riciclare correttamente i rifiuti a livello nazionale e locale. Nuova etichettatura energetica per le lampadine. A partire dal 1 settembre, infatti, la nuova etichetta è entrata in vigore anche per le sorgenti luminose, come già avvenuto a marzo per gli elettrodomestici. Obiettivo? Offrire ai consumatori informazioni più semplici e smart, migliorando l'efficienza energetica in tutta Europa, permettendo anche di risparmiare in bolletta. Secondo le stime della Commissione europea, infatti, le nuove etichette energetiche su elettrodomestici e sorgenti luminose potrebbero portare a un risparmio entro il 2030 pari al consumo annuo di un paese come l'Ungheria. Tra le maggiori novità della nuova etichetta c'è la scala di efficienza energetica, 7 classi, da verde a rosso, da A migliore a G peggiore. Ma come districarsi nella scelta delle lampadine? Ad oggi le luci a LED restano la tecnologia più efficiente a disposizione e riescono ad offrire anche una soluzione migliore per lo smaltimento. Se infatti anche il silicio presente nelle lampadine LED deve essere correttamente conferito nelle isole ecologiche, nel caso delle lampadine alogene lo smaltimento è particolarmente difficoltoso a causa della presenza di gas altamente nocivi per l'ambiente.